partner con il calcio, ma non cambia lo scenario nel basket, con l'impegno profuso nelle ultime stagioni che non subirà alterazioni. Nel corso della conferenza stampa al Partenio Lombardi, il patron della Scandone, Gianandrea De Cesare, ha chiarito la questione. Se si ha la fortuna, l'opportunità di produrre con il lavoro un po' di ricchezza, un po' di benessere su un territorio, allora pensiamo che almeno una parte di questa ricchezza, in una maniera o nell'altra, debba ricadere sul territorio stesso dove è stata generata. Intanto sono sport, per definizione sono una cosa pulita, sono una cosa pura, ma poi sono le due cose che realmente stanno nel cuore di tutti quanti. Nel cuore di qualcuno ci può essere lo spazio per il calcio, nel cuore di qualcun altro ci può essere lo spazio per il basket, nel cuore di qualcun altro ancora c'è lo spazio per tutte e due, ma in una maniera o nell'altra, nel cuore di tutti quanti in Irpinia ci sono il calcio e il basket. Là siamo direttamente proprietari, quindi sono due cose completamente separate, che non, sono due forme di impegno completamente separate, non è assolutamente in discussione l'impegno nel settore del basket. Intanto sul fronte mercato Andrea De Nicolao ha salutato ufficialmente la Grissinbon Reggio Emilia con lungo post sui social. Il playmaker di Padova figura come vicino ai lupi. In uscita è ufficiale la firma di Sean Jones con la Dinamo Sassari. Il centro kosovaro troverà in Sardegna Levi Randolph.